Mente, gambe e un grande desiderio di libertà. Nasce dalla fusione di questi tre ingredienti l'avventura che vede protagonisti l'imprenditore gallaratese Orio Bagnaschi e il mental coach Luca Gallotti. Il primo ciclista amatore di lungo corso, il secondo semplice appassionato di sport che sulla due ruote è sempre salito solo per andare a comprare il pane o per fare il giretto della domenica. I due amici, il 1 agosto, salteranno in sella per il loro Giro l'Italia, un tour di 2200 km che si svolgerà nel tratto della Via Francigena da Losanna a Città del Vaticano. I due percorreranno poi Lazio e Umbria raggiungendo il Mar Adriatico a Fano e poi, pedalando sulla ciclovia del Po, arriveranno a Pavia e concluderanno il loro giro ad Alagna Valsesia. Un viaggio che, secondo i programmi, dovrebbe concludersi il 23 agosto. Sarà sicuramente un grande successo. Perché? Perché il mio obiettivo professionale è proprio quello di dimostrare a chiunque che per un valore come la libertà e con l'organizzazione, con la forza di strategie importanti, si possono raggiungere degli obiettivi davvero importanti nella vita. Al di là di questa sfida, che per me è una grande impresa, io non sono mai andato in bicicletta fino a 2 mesi fa. La bicicletta per me era uno strumento che durante la vacanza ogni tanto mi accompagnava a prendere il pane o il giornale. Oggi invece è uno strumento che da 2 mesi è entrato nella mia quotidianità, perché ho dovuto gestire la mia giornata, organizzare le mie attività che comunque non ho potuto tralasciare, lavoro come tutti, e per cui inizialmente ho dovuto inserire 2 ore di bicicletta, poi 3, adesso gli ultimi giorni 4 ore, perché vuol dire gestire diversamente il sonno, gestire diversamente l'alimentazione, ho perso 8 kg. Il progetto nasce, l'idea di fare dai 100 ai 120 km al giorno. Di conseguenza sono 2200 km, l'idea è farlo nei 22 giorni, salvo inconveniente. Noi tutti i giorni, almeno che stia grandinando, comunque quella giornata partiremo. Due gli angeli custodi dei due avventurieri. Il primo è Luca Celli, ex ciclista professionista. Le bici, sempre grazie alle conoscenze, ce le ha date in uso Luca Celli, che è un ex professionista che correva. Nelle conoscenze ho detto: Luca, io vorrei fare questa cosa, mi aiuti nel scegliere quello che è la bicicletta, e lui ci ha portato e ci ha dato queste biciclette che sono delle gravel, una bicicletta nuova che è una via di mezzo tra una mountain bike e una bici da strada, comoda per fare questo tipo di avventura. Il secondo angelo custode è Giuseppe Saronni, ex campione del mondo di ciclismo e vero e proprio padrino dell'impresa. L'iniziativa è molto bella e secondo me sono delle iniziative che fanno bene. Oggi andare, lo dicevamo prima, andare sulle strade è diventato veramente difficile e a volte anche complicato per la situazione che c'è, no, in questo momento. Questo vuol dire fare ciclismo, vuol dire fare dei tratti di strada sterrati al di fuori dal mondo difficile del traffico, e credo che sia un qualcosa di bello. Adesso guarderò bene il percorso, ma cercherò di aggregarmi e di fare qualche pezzo anch'io.